Sono 65 milioni di euro sui fondi POR distribuiti su tre interventi principali. Il primo riguarda la realizzazione di centri diurni per il sostegno alle attività degli anziani e per la realizzazione innovativa delle strutture del dopo di noi. Il secondo bando riguarda interventi di social housing, cioè di edilizia sociale per particolari categorie di utenti che sono in situazione drammatica sotto il profilo dell'inclusione sociale. E il terzo intervento, sempre di edilizia, riguarda invece la rimozione delle barriere architettoniche. Gli ultimi due interventi puntano anche sull'introduzione di caratteri innovativi, in particolare l'uso della domotica che sperimentiamo sostanzialmente in questi bandi. Le risorse, come dicevo, sono 65 milioni di euro, divise in 27 milioni e 4 per la prima misura, relativa alla realizzazione degli interventi dei centri diurni e le strutture per il dopo di noi. Per gli interventi di edilizia sociale abbiamo 20 milioni e 6, mentre per la rimozione delle barriere architettoniche quasi 17 milioni di euro. Noi ricordiamo che la popolazione in Calabria ha, come in tutte le regioni, delle caratteristiche ormai che pongono un problema e una sfida sotto il profilo sociale. Quindi è anche giusto che, soprattutto in un territorio come la Calabria, dove l'età media sta crescendo, dobbiamo preoccuparci delle strutture che garantiscono interventi di assistenza sociale. Abbiamo fatto interventi di questo tipo in passato, purtroppo la loro localizzazione è stata distribuita un po' a macchia di leopardo, con forti concentrazioni territoriali, in quanto in passato si è privilegiato più la qualità dei progetti che non il destinatario finale. Oggi riproponiamo una riorganizzazione degli interventi sotto il profilo territoriale, innanzitutto andando a guardare il disagio sociale, dove esso si manifesta, e garantendo una distribuzione, soprattutto per gli interventi per la realizzazione dei centri diurni e per le strutture del dopo di noi, che sono suddivisi nei 30 ambiti socioassistenziali in cui la Calabria, l'intero territorio calabrese, è suddiviso.